Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo». Oggi, solennità della Santissima Trinità, la liturgia, finito tutto l'itinerario pasquale, ci invita a fissare lo sguardo, ad aprire il cuore al grande mistero della Santissima Trinità. Un termine che non c'è nella Bibbia, lo hanno inventato, diciamo così, i teologi, la tradizione cristiana, cioè a volgere lo sguardo sul mistero della vita di Dio in se stesso. La rivelazione del Nuovo Testamento ci ha aperto questo spiraglio di grande luce e allo stesso tempo di grande tenebra, perché naturalmente non riusciamo a cogliere tutto il mistero di Dio che ci trascende totalmente, ma a intuirne alcune grandi illuminazioni, diciamo così, la luce di una relazione proprio all'interno delle persone divine, che Dio è unico, come diceva Agostino, ma non è solo, è comunione. Al centro del Vangelo di oggi, che sono le ultimissime righe del Vangelo di Matteo, c'è la sottolineatura di quel comando di Gesù: battezzate tutti i popoli, fate discepoli tutti i popoli, tutte le genti, e battezzatele nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Eccole qui, le tre persone divine, eccola qui la famiglia di Dio, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Questa circolazione di amore, questa relazione, questa potremmo chiamarla danza delle persone divine in una comunione, in una comunicazione di dono e di accoglienza del dono e di amore dato e ricevuto, in cui il Signore, proprio attraverso il battesimo, proprio attraverso la predicazione, l'annuncio, ci vuole far entrare nella comunione d'amore che Lui è in se stesso. Ecco, Giovanni nella sua prima lettera ci dice: Dio è amore e l'amore è dono di sé, è amare ed essere amati. Dio è così, Dio è come un abbraccio dato, un abbraccio ricevuto, un abbraccio che rende la vita qualcosa di meravigliosamente, anche se in maniera anche difficile a volte, di meravigliosamente aperto verso un orizzonte, verso questo mare divino di amore, di bontà, di bellezza, di luce. Diceva Santa Teresa di Gesù Bambino: se anche avessi commesso il peggiore dei crimini, per sempre manterrei intatta la stessa fiducia, perché so che questa moltitudine di offese non è che una goccia d'acqua gettata in un braciere ardente, il braciere ardente dell'amore di Dio. Ecco, parlare della Trinità non è parlare di un mistero strano, di come mettere insieme uno e tre, unità di Dio, trinità delle persone, non è tanto questo, ma è contemplare la bellezza di un amore, ripeto, donato e ricevuto, in cui anche noi siamo chiamati a entrare in questo dinamismo di un dono che si fa e soprattutto e prima di tutto un dono che si riceve. Dice sempre San Giovanni nella prima lettera: non siamo stati noi ad amare Dio, è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio, è Lui che ci ha amato per primo. E quando tu scopri questo amore, cioè quando scopri il vero volto di Dio, non puoi che lasciarti affascinare da questo mistero e accogliere con grande gratitudine e stupore
il dono di un amore più forte della morte, più forte di qualunque male, e entrando in questo dinamismo, condividerlo con tutti i fratelli.